Allora, oggi parliamo della carburazione. Che cos'è la carburazione? La carburazione sono quella serie di verifiche e una regolazione che dovremo andare ad eseguire al nostro carburatore, al nostro motore Alfa Romeo, al fine di assicurare il perfetto rapporto stechiometrico ai minimi, ai medi e bassi regimi. Oh, cosa è necessario quindi per eseguire questa verifica? Semplicemente il nostro libretto, se la vettura è di serie, di uso e manutenzione. Questo è un libretto per esempio da un'Alfetta, tutti i dati di regolazione dei carburatori li troviamo qui, in questo specchietto qui, ma possiamo andare anche sul libretto della Giulia, questo è il libretto Giulia Minetta Super. Sempre nei dati tecnici, ecco qui, tutti e tre i carburatori con tutte e tre le quote rilasciate dalle varie case dei carburatori. Ovviamente poi ci sono anche dei manuali più professionali a cui meccanici e carburatoristi possono consultare se li hanno. Questo qui per esempio è della Weber, un esempio. Sono un po' più particolari. Sono un po' più particolari, eventualmente questi li posso lasciare, posso rilasciarveli sul formato PDF in un link sulla mia pagina. E eseguite queste verifiche, ovviamente, perché è necessario eseguire delle verifiche? Perché se noi siamo sicuri che i nostri carburatori non hanno subito modifiche nel corso degli anni, non c'è bisogno di andare a verificare niente, le quote sono quelle, al massimo si dovrà ripulire il carburatore, verificare che non ci siano ostruzioni nei getti, eccetera, eccetera. Regolarmente, eventualmente a regolare i galleggianti e tutte le altre cose che già abbiamo visto nei precedenti video che ho postato. Ma sarà sufficiente nel caso non siamo sicuri che la nostra vettura che abbiamo acquistato, siamo sicuri che tutti i pezzi siano originali, che non ci siano dei carburatori diversi da quelli di fabbrica, è necessario purtroppo. Dico purtroppo perché si dovrà avere l'onere di smontare tutto il collettore, smontare i carburatori e verificare tutte le quote. Andremo quindi a verificare i getti, i portagetti, i correttori d'aria, i venturi e tutti gli altri componenti che la fabbrica ci dice di andare a verificare con quelle determinate quote. Ovviamente cosa accade? Accade che se la macchina esce dall'Alfa Romeo avrà delle quote di fabbrica. Se la macchina esce da un preparatore, da un'officina di un preparatore, sarà lo stesso preparatore che dovrà fare lo stesso discorso che ha fatto l'Alfa Romeo ai clienti, suoi clienti che hanno acquistato all'epoca la vettura, cioè quella di rilasciare tutte le nuove quote con cui sono stati tarati i carburatori per far andare la macchina preparata al meglio, per poter rispettare quindi il rapporto stechiometrico a tutti i regimi. Ovviamente noi quando ci apprestiamo a fare queste verifiche dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che l'accensione deve stare ok, la fasatura di distribuzione deve stare ok, che non ci siano problemi che poi possono andare a inficiare sull'efficienza dei carburatori. E questa qui diciamo che è la fase più importante, cioè quella della verifica che i carburatori siano in ottimo stato e con tutte le tarature di fabbrica o del preparatore. Ok, a posto. Ed è semplicissimo, ed è finita qui la carburazione a livello di tarature, di quote. Successivamente però sappiamo che per andare a eseguire una carburazione fine al minimo, occorrerà scendere in strada o al garage o in officina e mettere mano sulle viti di registro del minimo. Questo per ottenere al minimo un rapporto stechiometrico ideale che ci permetterà anche successivamente di andare a rendere un rapporto stechiometrico ideale ai regimi medi. Ok? Stessa cosa poi andrà fatta, farà il carburatorista per le pompette di ripresa, ma questa in sede di officina, nel caso in cui le pompette di ripresa risultassero insufficienti nei getti o troppo esagerate nell'arricchire la miscela. Che cosa può accadere nel corso del tempo? Che l'usura della macchina, della vettura, ovviamente può esigere delle correzioni nei getti del carburatore. E il
preparatore o il carburatorista, il meccanico esperto dovrà rilevare la necessità di intervenire nei getti, oltre che nella taratura dei registri del minimo. Andiamo adesso a vedere nel filmato che seguirà come registrare il minimo e come eseguire quindi la carburazione al minimo. Io ho un mio metodo personale, non seguo gli standard di tutti i meccanici. Il mio è un metodo molto più semplice ed è molto ad orecchio. Imparatevelo perché poi risulterà molto più efficace eseguire una carburazione in questa maniera. Al video. Allora, oggi andremo a vedere come regolare al minimo la carburazione del nostro motore bialbero. Per eseguire questa operazione occorrerà semplicemente, con il mio metodo, un semplice cacciavite. Altre forme di regolazione che implicherebbero l'uso di una sonda lambda alla marmitta sconsigliata e delle sonde lambda sui collettori e non vengono da me prese in considerazione per il semplice fatto che il rapporto stechiometrico al minimo, come del resto il rapporto stechiometrico complessivo sui nostri motori bialbero, purtroppo è molto dipendente dalle condizioni atmosferiche. Quindi io consiglio magari una regolazione semplice ma più frequente nel tempo. Andiamo a vedere come. Allora, iniziamo a regolare i nostri carburatori al fine di ottenere un perfetto rapporto stechiometrico al minimo. Oh, è molto importante la regolazione del rapporto stechiometrico al minimo con l'utilizzo di questi registri, in quanto ci permetterà anche di ottenere un perfetto rapporto stechiometrico ai medi regimi attraverso i fori di progressione. Iniziamo a chiudere questa vite di registro in senso orario, mezzo giro alla volta. Ecco, iniziamo a sentire che il regime scende. Quando il regime del motore inizia a scendere di giri, iniziamo a riaprire lentamente un quarto di giro alla volta. Inizia a risalire. Nel punto di massimo regime facciamo un ottavo di giri sempre in apertura, un ottavo di giro sempre in apertura, e la carburazione del cilindro numero 4 è fatta, è conclusa. La stessa operazione dovremo svolgere su tutti gli altri cilindri. Alla fine di tutto la macchina dovrà comportarsi in questa maniera. I giri dovranno scendere velocemente e non ci dovranno essere scoppiettii. Nel caso dovessero esserci scoppiettii, significa che c'è ancora qualche cilindro con la miscela un po' magra. Cosa significa questo? Semplicissimo. Andremo ad aprire un cilindro alla volta e proveremo la macchina di un quarto di giro. Quindi apriremo ogni cilindro di un quarto di giro, proveremo la macchina. Quando il difetto scomparirà, la macchina starà a posto. Io consiglio di fare questa operazione, di eseguire questa carburazione una volta ogni 2 mesi, più o meno in base al tempo. Purtroppo questi motori di vecchia generazione andavano un po' con le condizioni atmosferiche. Un saluto a tutti.